L'area di via Cinquini a Cagliari, nei pressi proprio dell'ex circoscrizione comunale, proprio dirimpetto al bellissimo parco di Monteclaro. Qua abbiamo l'asilo praticamente, dove i bambini anche possono giocare all'esterno, e purtroppo vedevano in questa zona i tossici che si bucavano. Di recente proprio anche l'opera di bonifica, tutte le siringhe sono state portate via. Sempre con il consigliere Fabrizio Marcello analizziamo questa attuale situazione. È una bellissima area con, vediamo anche laggiù, l'ex circoscrizione. Cosa farete e cosa volete fare di quest'area? Allora, la prima cosa da fare era mettere in sicurezza i luoghi. Partiva soprattutto dalla far sentire ai cittadini che le istituzioni sono presenti. L'abbiamo fatto, ripeto, con questi tavoli tecnici, prefettura, questura, ASL, comune, quindi tutte le istituzioni finalmente stanno dialogando, e si parte soprattutto da un luogo simbolo che è l'asilo, dove i bambini sicuramente hanno bisogno anche di portare quel messaggio che le istituzioni sono presenti. E come sono presenti? Prima di tutto ripulendo l'aria, l'abbiamo fatto in maniera straordinaria, saremo presenti anche nei prossimi mesi, e questo credo che sia anche un deterrente anche per questi ragazzi, che sicuramente vanno anche recuperati. Non vanno criminalizzati, perché credo che la piaga della droga sia qualcosa che va combattuta tutti insieme. Però allo stesso tempo anche, che cosa faremo? Credo che l'idea sia, a mio avviso, quella di lasciare e di costruire un bellissimo parco. Siamo in una zona bellissima, e soprattutto anche stiamo continuando l'interlocuzione per recuperare la famosa area di via Cinquini, e credo che lì un centro sociale, oppure addirittura immaginare anche delle forze dell'ordine, non solo tra virgolette temporanee, ma addirittura definitive, visto che comunque anche le forze dell'ordine hanno difficoltà ad acquistare anche dei locali. Io credo che un'area che si potrebbe dedicare non solo come centro di sicurezza, ma come centro sociale, e poi soprattutto in un contesto come questo, che è bellissimo, credo che sia importante anche valorizzare anche la natura, che è un parco, che sicuramente aiuterebbe anche la riqualificazione di quest'area. E cosa stiamo facendo? Stiamo in più sia dell'amministrazione comunale e sia soprattutto anche dell'Europa la valorizzazione del quartiere. Penso ad esempio alla sistemazione del mercato di via Quirra, 1 milione di euro, penso a tutti i sottoservizi che stiamo mettendo mano, all'asfalto, al controllo anche della igiene del suolo. Quindi credo che queste siano le cose che il Comune di Cagliari deve fare per stare in mezzo alle istituzioni, per ridare fiducia a un quartiere dove veramente ci sono tantissime persone per bene che vogliono veramente una svolta a questo quartiere. Grazie consigliere.